siamo arrivati al momento del titolo nel mirino della settimana. Allora andiamo a vedere che cosa di quale titolo parliamo oggi, di quale titolo parlerà Enrico Gei. Geberit, una società svizzera, quindi oggi andiamo in Svizzera, operante nel settore dei sanitari in 50 paesi. Perché questo titolo, Enrico? Poi lo andiamo a vedere naturalmente graficamente. Certo, allora Geberit, uno dei tanti titoli che abbiamo visto, come ad esempio Beiersdorf o Kraft, dei quali tante volte senza pensarci siamo clienti, perché più o meno grandissima parte di noi ha alcune strutture nei nostri sanitari della Geberit, proprio si occupa di sanitari, opera in più di 50 paesi, è un colosso nel suo settore, è un titolo svizzero come hai correttamente anticipato tu. Il perché? Perché in questa fase secondo me è opportuno cercare dei titoli ben patrimonializzati, solidi, importanti, che siano trattati a sconto, ossia che abbiano pagato dazio già pesantemente. Quindi si può andare a cercare di mettere in portafoglio dei titoli che si sta, tra virgolette, tranquilli, quindi non andiamo a prendere, come si dice su Wall Street, delle penny stock, quindi o dei titoli molto sottili per quello che è l'Europa. Si va a prendere un titolo importante, ben patrimonializzato, estremamente conosciuto, che però adesso costa poco, tra virgolette, rispetto ai suoi massimi. Quindi è un discorso sia di analisi fondamentale, perché i fondamentali di Geberit sono più che buoni, sia chiaramente un fatto di analisi tecnica, perché, e qui possiamo, se vuoi, passare al primo grafico. Certo. Proprio l'analisi tecnica su Geberit ci mostra un paio di situazioni che secondo me potrebbero fornire delle opportunità per portafogliare, e siamo affezionati al nostro verbo, Geberit. Ormai vediamo, è un ormai termine entrato a far parte del nostro vocabolario. L'abbiamo sdoganato. Vediamo diciamo subito che abbiamo due grafici, entrambi daily, quindi li vediamo entrambi. Vediamo il titolo su un grafico giornaliero. Ecco qua il primo. Ok, sul primo grafico sostanzialmente vediamo come Geberit viaggiasse quasi in area 800 franchi svizzeri e adesso stia muovendosi sotto i 600, quindi ha avuto uno storno importante. E vediamo l'area che io ho evidenziato con la retta in orizzontale in Bordeaux, è un livello che tecnicamente il prezzo riconosce come swing, quindi un livello dove il prezzo, quando lo va a prendere, rimbalza in un senso o nell'altro. Precedentemente lo vediamo sulla parte sinistra del grafico, nel 2020 area 510-515 ha fatto sia da supporto che da resistenza. E ora vediamo come il prezzo, che è ancora in una fase ovviamente di discesa, di downtrend, lo vediamo ad occhio, se dovesse di nuovo avvicinarsi in area 510-515 incontrerebbe un doppio supporto, ossia la stessa retta Bordeaux che ho tracciato, quindi il supporto statico, ma anche la trend line dinamica, ossia obliqua, che andrebbe a coincidere proprio nello stesso punto della orizzontale. Quindi lì avremo un doppio supporto dove sarebbe estremamente interessante andare a valutare degli ingressi di medio periodo su Geberit. Questo livello, e qui possiamo passare al secondo grafico, questo livello sembra essere anche un livello molto molto importante per quanti utilizzano nell'analisi tecnica la griglia del nostro caro Fibonacci. Difatti quel livello coincide con il livello più importante di Fibonacci, il cosiddetto livello aureo, lo 0618, ossia dai minimi del 2020 ai massimi del 2021 un ritraccio fino a quel livello, quindi 510 circa, corrisponderebbe a un ritraccio del 618 di Fibonacci, che è appunto il numero magico, chiamiamolo così. Sì. E quello è sempre un livello che gli investitori, gioco forza, vanno comunque a mettere in watch list, e coincidendo con i livelli supportivi visti prima, abbiamo quindi un crogiuolo, un quacervo di supporti che probabilmente potrebbero dare il là a una nuova spinta rialzista per Geberit, che quindi va in watch list in area 510-515 franchi svizzeri. Ok, quanto, domanda insomma fuori programma, ma che vale per tutti i titoli oltre a questo che hai presentato, quanto durano in questo momento in watch list i titoli? Beh, possono durare anche molto tempo, perché chiaramente
c'è, come hai detto tu, un tale scollamento per cui magari dei titoli che io vado ad attendere che scendano per avere dei livelli importanti, viceversa, con questa volatilità partono prima al rialzo e quindi poi se io mi aspetto di vederli a un tale livello entro 10 giorni, magari ci mettono 2 mesi. Il fatto è che oggi le piattaforme, per nostra fortuna, ci permettono di inserire degli alert, per cui è un lavoro questo che richiama e richiede pazienza, per cui quando arriverà il nostro alert, fra 3 giorni o fra 2 mesi noi apriremo il grafico e lì vedremo se il titolo inizia a rimbalzare e potremo entrare. Quindi massima pazienza, nessuna fretta, non è più come una volta che bisognava chiamare in banca, oggi siamo al PC e quindi attendiamo che la borsa lavori per noi. Va bene, insomma, non sempre si stava meglio quando si stava peggio, anche per dare qualche riferimento a chi vuole approcciarsi appunto alla borsa e a operare. Va bene, allora questo era il titolo nel mirino della settimana.